Grande fratello VIP, sondaggi Nikita potrebbe battere Antonella. Giovedì 16 marzo 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Manca sempre meno alla tanto ambita finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Cresce l'attesa da parte del pubblico per scoprire chi trionferà la nuova edizione. Nella scorsa puntata è stato aperto un nuovo televoto per decretare chi sarà il secondo finalista del GF VIP e nei sondaggi per il finalista potrebbe essere Mikola a mettere in pericolo Antonella. Lunedì 13 marzo sono finiti in nomination, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon. Jaele De Donà, Milena Miconi, Nicolin Corvaia, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. I concorrenti nominati non sono però a conoscenza che, chi trionferà questa nomination. Sarà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello VIP. I sondaggi sembrano essere piuttosto chiari, ad avere la meglio attualmente sarebbe Nikita. Con una percentuale di circa il 39%. A seguire c'è poi Antonella, con il 20%. Se i sondaggi dovessero risultare veritieri. Nikita si troverebbe un posto in finale assicurato, insieme alla prima finalista che è Oriana Marzoli. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 16 marzo per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno. Intanto nella casa del Grande Fratello VIP i concorrenti iniziano a tirare le somme di questa avventura. Il primo a confidarsi è stato Andrea Maestrelli, il quale si è detto soddisfatto e felice del percorso fatto all'interno della casa. Rivelando di non cambiare nulla se dovesse tornare indietro. Anche Alberto De Pisi si è detto contento del suo percorso in casa e dei legami che ha creato con i concorrenti e ha consigliato ad Antonella di vivere al meglio gli ultimi giorni in casa. Per Daniele e Oriana invece nella serata di mercoledì 15 marzo, il Grande Fratello ha organizzato per loro una cena romantica. All'insegna delle confidenze e intimità. Tuttavia tra Oriana e Daniele non sempre le cose vanno bene. Infatti Marzoli si è più volte lamentata delle poche attenzioni che il giovane veneto rivolge nei suoi confronti. A dare manforte alla venezuelana, è stata Nikita, consigliando alla inquilina di resistere. Momento di sconforto anche per Jaele, la quale ha rivelato agli altri concorrenti. La paura di trovare suo marito cambiato e di non riuscire ad andare più d'accordo come prima. Più volte la donna ha lamentato l'assenza di un segnale da parte di suo marito e ad un passo ormai dalla fine del programma, aumentano i timori per la giovane donna. Per Antonella Fiordelisi invece, gli ultimi giorni in casa sono stati caratterizzati da belle emozioni. A causa del suo compleanno, ma anche tanta nostalgia nei riguardi del suo fidanzato Edoardo Donna Maria, squalificato nelle scorse puntate. Sei betono, underground, no, sap te-am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul, se acum rap e moda, oh, nu, așa e. Și zici că stăm for, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort. O să mă aud prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.